Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo del Natale e lo facciamo attraverso i miei libri dedicati a questo periodo dell'anno. Io, come vi ho detto anche nel video che ho pubblicato la vigilia di Natale, quest'anno sono meno ispirata, ci sono meno video a tema natalizio. Però adesso siamo nelle feste, comunque mi fa piacere farvi vedere qualcosa che riguardi questo periodo dell'anno e soprattutto ci teniamo un po' compagnia. Quindi, mentre mettevo a posto la libreria, mi è venuto in mente che potevo farvi vedere tutti i libri che ho dedicati al Natale. Però, a parte un libro, che è un romanzo famoso, avrete già capito qual è, ma ve lo faccio vedere subito, poi si tratta di libri che non sono romanzi, quindi sono libri sul Natale, ma sono diversi dal classico romanzo. Adesso che sicuramente vi ho un pochino incuriosito, partiamo subito con il primo famosissimo Canto di Natale di Dickens. Questo penso che lo conoscano tutti, che tutti sappiano la trama, comunque brevemente la storia di Scrooge, che è un uomo avaro anche di sentimenti, che pensa solo al denaro, che odia il Natale, che odia anche le persone, che vuole stare sempre da solo e che vuole lavorare anche la vigilia di Natale. Però riceve proprio in quella notte la visita di tre spiriti: lo spirito del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Con loro farà un viaggio nella sua vita, nel suo passato, nel suo presente, nel suo futuro e capirà che se non cambia qualcosa, se non cambia atteggiamento, non sarà uno dei futuri più rosei. È una bellissima storia, molto profonda, e poi la penna di Dickens comunque a me piace moltissimo, quindi assolutamente un libro consigliato da leggere soprattutto in questo periodo. Adesso vi faccio vedere tutti i libri dedicati al Natale, ma che non sono romanzi. Voglio partire da questo. Presepi in Liguria. Questo è un libretto che avevano dato in omaggio con il Secolo XIX, che è un giornale, un quotidiano che si trova soprattutto in Liguria, soprattutto a Genova e forse anche nel Basso Piemonte, non so se si trova in Lombardia, non ne ho idea. Comunque, un giornale, diciamo, della zona, un giornale locale. E un lontano Natale del 1999 avevano dato questo libro in omaggio. Mio padre me lo aveva comprato perché sapeva che mi piacciono tantissimo i presepi, e proprio all'interno del libro sono contenuti tutti i presepi più famosi della Liguria. Ci sono le quattro province, tutti i paesini, poi è fatto molto bene, c'è tutta la spiegazione, c'è la storia, ci sono le fotografie, quindi assolutamente un libretto che per chi ama i presepi è assolutamente molto carino da consultare. Poi vi faccio vedere un libro diverso, ossia questo album da colorare che contiene tutti i disegni a tema natalizio. Spero che riusciate a vedere qualcosa con il riflesso. Comunque lo avevo comprato da Tiger e ci sono tutti i disegni appunto che riguardano il Natale. Non l'ho ancora colorato perché lo avevo comprato l'anno scorso, dopo Natale, lo avevo trovato in offerta. E quest'anno l'ho tirato fuori perché magari durante le festività caratterizzate da questo semi-lockdown, passeremo tanto tempo a casa e quindi magari mi rilasso un po' colorando qualcosa a tema natalizio. Poi un altro libro che mi piace molto, soprattutto perché mi dà delle idee in cucina in questo periodo dell'anno, è questo libro di ricette. Si intitola 400 ricette facili e sfiziose per Natale e Capodanno. È un libro illustrato, però diciamo in bianco e nero, anche se non è proprio bianco e nero, in realtà è color seppia. Ci sono delle illustrazioni e delle ricette molto interessanti e sfiziose. Vi faccio vedere un'immagine, tanto per farvi capire più o meno che genere di libro è. Vedete, ci sono queste immagini così, quindi anche degli attrezzi da cucina che magari erano attrezzi d'epoca. È veramente particolare, mi aveva affascinato quando lo avevo visto e ci sono veramente tutti i menù possibili e immaginabili. Ci sono gli antipasti, i primi di carne, i primi di pesce, i secondi di carne e di pesce, pollame, contorni, dolci, c'è veramente di tutto. Ed è un libro che davvero mi dà delle idee perché ci sono delle cose a cui magari non si pensa tanto e che sono un pochino più originali. Un altro libro che mi piace moltissimo, anche questo è illustrato, ma non è di cucina,
Storie di Natale della serie Miti e Leggende. Di questa serie qui ci sono tanti libri diversi, tanti temi. Io ad esempio ho quello dedicato alle storie d'amore e poi ce ne sono altri, c'è quello dedicato ai draghi, ai fantasmi, forse agli gnomi. Ce ne sono veramente di tantissimi tipi e sono molto carini perché sono dei libri illustrati con delle illustrazioni fantastiche. Guardate, vi faccio vedere ad esempio questa. Secondo me sono proprio delle belle illustrazioni e le storie all'interno anche sono molto carine. Ce ne sono alcune più lunghe, alcune più corte, alcune un pochino più inquietanti, altre meno, insomma, veramente di tutti i generi. E anche le storie, vedete, alcune sono illustrate in questo modo, nel senso che hanno questa cornice. Quindi quando non c'è magari l'illustrazione che prende tutta la pagina, come in questo caso, c'è comunque una bella rifinitura nella storia, vedete? Ed è un libro veramente bello, anche semplicemente così, da sfogliare per passare magari 10 minuti, guardare un po' l'interno del libro, è una cosa che mi piace molto, quindi assolutamente un libro questo da collezione. Un altro libro molto bello dedicato alla mia regione è questo, Natale in Liguria, tradizioni e menù. Qui ci sono tradizioni natalizie della Liguria e ci sono dei menù con delle ricette, il tutto intervallato da cartoline d'epoca. Vedete, è molto bello, soprattutto le cartoline d'epoca sono veramente bellissime, anche perché ci sono proprio le scritte, c'è cioè la lettera, penso siano più o meno degli anni 50, anni 60, insomma quel periodo lì, e ci sono proprio le scritte. Questo dice: caro papà, non ho ancora imparato tutte le lettere, ma metto insieme ciò che so. Quindi un bambino che mandava questo biglietto di auguri al papà. È molto carino. Poi ci sono le ricette, che anche queste sono illustrate in questo modo, e le tradizioni della Liguria che riguardano ovviamente il periodo di Natale. Qua ci sono altre cartoline, quindi anche questo è un libro illustrato veramente bellissimo da collezionare, perché secondo me i libri illustrati sono comunque da collezione. Poi un altro libro di cucina che magari non è da collezione, però è molto interessante per il suo contenuto, è questo, Cucinare dolci per Natale. Questo l'avevo preso da Lidl, anche questo è comunque molto bello perché è illustrato, ci sono bellissime fotografie all'interno e poi c'è la ricetta con tutto il procedimento. Ci sono dolci di tutti i tipi, biscotti, panettoni, torte, il classico tronchetto, ci sono veramente tutte le ricette possibili e immaginabili che riguardino i dolci e sono comunque delle idee per fare magari a Natale un dessert che sia un pochino diverso dal solito. Poi un altro libro che mi piace moltissimo è questo, si intitola Buon Natale ed è praticamente una raccolta di illustrazioni. È diviso in sezioni, c'è la parte dedicata alle cartoline, alle vecchie pubblicità, poi c'è la parte dedicata alle decorazioni, ci sono delle immagini di varie decorazioni. Queste sono ancora pubblicità, vecchie cartoline, molto bello. Poi ci sono anche dei biscotti, quindi delle idee magari per fare dei biscotti. E poi la sezione dedicata al cinema con delle immagini di film o comunque di cartoni animati, insomma di cose, scene particolari che riguardino il Natale. È molto bello da sfogliare, magari proprio il giorno di Natale, quando si è seduti sul divano, ci si riposa, ci si rilassa. È un libro carino, comunque molto carino da sfogliare. E poi, come ultima cosa, non potevo assolutamente non farvi vedere questo quaderno che contiene un lavoro che avevo fatto ai tempi della scuola, quindi stiamo parlando di tantissimo tempo fa. Questa è la copertina, avevo fatto proprio anche la copertina e praticamente ci sono tutte le leggende, tutte le tradizioni dedicate al Natale. Avevamo fatto questo lavoro, dovevamo fare questa ricerca, ma attenzione perché quando andavo a scuola io non c'era internet, quindi fare una ricerca significava andare in biblioteca, prendere dei libri, delle enciclopedie, cercare di mettere insieme le varie notizie e tirare giù qualcosa di sensato. Quindi non bastava andare su Google a digitare, non so, la leggenda dell'albero di Natale, viene già tutto bello pronto. Dovevamo andare a cercare dei libri, a volte non si trovavano, quindi era stato un lavoro grande, un lavoro comunque faticoso e io ero riuscita a recuperare un pochino di storie, un pochino di leggende.
e il lavoro scolastico consisteva poi nel fare il disegno e nello scrivere la leggenda. Questo ad esempio è il calendario dell'Avvento, poi c'è la leggenda di San Nicola, io avevo messo una barca perché comunque la leggenda diceva che si era imbarcato, poi ci sono anche queste, Santa Lucia, la leggenda delle campane, quindi scusate, un quaderno che comunque conservo con molto piacere perché appunto era stato anche faticoso metterlo insieme, andare a fare tutte le varie ricerche. Volevo farvi vedere, ecco ad esempio c'è questa dedicata al presepe con il vario disegno, qui avevo attaccato l'albero di Natale ritagliandolo da un foglio di carta da regalo perché io non so disegnare, non me la cavo tanto bene, quindi magari per me era stato più facile attaccare direttamente l'illustrazione così. E quindi insomma anche questo è praticamente un cimelio storico perché ha parecchi anni, io l'ho conservato e volevo farvelo vedere. Questi sono tutti i miei libri a tema natalizio, fatemi sapere nei commenti se anche voi avete qualche libro che comunque riguardi questo periodo dell'anno. Io come sempre vi do appuntamento al prossimo video e vi mando un bacio enorme.